3, 2, 1, via. Cari iscritti, eccoci questa nuova serie su Pig Party. Questo è Prison, è un nuovo minigame introdotto. Credo che alcuni di voi abbiano intuito da che sto qui, che sto in una casa. Sì, ho costruito io questa casa, ma andiamo a vedere cosa c'è fuori. E il nulla. In realtà questo qui è un server, come si chiama? Creative, diciamo, all'interno del Prison. Infatti, vedete, io sto su Pig Party, sì, e spieghiamo un po' come funziona questo Prison. Spero anche che Pig Party veda questo video, così mi darà anche YouTube o quello che è. Allora, facendo warps, così, si accede a tutti i warp. Mi sa che mi sono entrati i ladri in casa, però non è importante. Gli dico che sto registrando e se ne vanno. Qui possiamo vedere tutte le miniere. Noi cosa siamo? Partiamo dalle basi. Siamo dei prigionieri. Cosa devono fare questi prigionieri, ovvero noi? Bisogna scappare da sta prigione. E come si fa? Bisogna salire di livello. Per salire di livello basta fare rank up. Così, vedete, ci dice rank up fallito. Al momento ci dice a che rank siamo. Inizialmente saremo all'A, poi ci sta il B, C, il D e tutte le lettere dell'alfabeto. Ti dice quanto ne abbiamo bisogno per andare al D e quanto ne abbiamo adesso, 1000 o 1200. Per vedere tutti i rank basta fare così, rank. Che figo questo suono, e ci darà tutti i rank che sono A, B, C, D, D fino a Z. E poi ci sta il prestigio 1. Che costa 3 milioni di dollari. Yeah! E poi ci sono i VIP, ok. Vedete, ognuno costa di più. A è gratuito, poi 300, 1000, 5000, 10.000, 2000, ok, così via. Io già l'avete visto, sono C, infatti mi vedete qui, sono C. Poi, vi stavo dicendo, facendo shop, così, abbiamo accesso allo shop dove possiamo acquistare cose che costano sempre soldi e hanno aggiunto della roba. No, dai, che cattivi! Vabbè, poi vi faccio vedere un po' come funziona. Noi qui sul server è ancora beta, quindi se ci sono bug non vi lamentate. Oddio, e praticamente su questo server, che è il server creativo. Ah sì, vabbè, ogni tanto dice, ti dice che è abbastanza forte, visita warp PvP e sfida gli altri carcerati. E vabbè, dettagli. Uno potrebbe chiedersi, ma come si fanno sti soldi? Mica facile. All'inizio avrete pala, ascia e piccone. Io adesso ce n'ho due perché me lo sono craftato. E adesso vi faccio vedere un po' le prime miniere. Facendo semplicemente warp A ci teletrasporterà alla prima miniera. Ok, eccola qui. Questa è la prima miniera che si trova stone, carbone e sandstone. Poi andiamo alla seconda miniera. Alla seconda miniera, oddio lagga un pochino, non carica, non ca ok. Alla seconda miniera troviamo legno, perché qui, legno, carbone e stone. Alla terza miniera invece troviamo, appena si carica, carbone, ferro e legno. Che però il legno non ci sta perché se lo sono mangiati tutti, però vedete ci sta. Io sono C. E vedete, guardate, se ad esempio prendete un po' di carbone, un po' di ferro e un po' di legna, che non mi sono portato l'ascia, però vabbè, adesso la prendo a mano, poi torno a casa a prendere l'ascia, vedete che, guardate, io anche se sto qui lontano, non è che lo droppa, me lo metti direttamente nell'inventario e questa è una gran figata. Però non è che io posso rubarlo agli altri. Per vendere bisogna fare sell. Ah, aspettate, facendo money, vediamo quanti soldi abbiamo. 1203 e mezzo. Facciamo sell e vendiamo legno, ferro e carbone. Usciamo, ci ha dato 19 dollari. Purtroppo per andare a ranks, oh, C, no, D, costa 5000. Quindi mi devo mettere un po' sotto al lavoro. Ci vediamo appena posso salire di livello, diciamo. Poi, boh. Ok, allora vedete, ho preso due stacche di ferro e mezzo stacca di carbone e una cosa mi sono dimenticato di dirvi, quanto vi dà ogni cosa. Allora, un ferro vi dà 3,5, intanto vendiamo soltanto 384. Vabbè. Poi allora,
L'ossidiana vi dà 40 ed è una cosa incredibile. Allora, l'ossidiana, iniziamo dalle basi. Stone 0,5, quindi così 0,5. Poi il carbone 1, il ferro 3,5, la legna 4 e poi infine l'ossidiana 40. Tanto li trovate in descrizione. Qui io ho 22 coal, però non mi va di venderli. Sono indeciso. Vabbè, devo andare a arrancare un altro po'. Ci vediamo dopo. Ok ragazzi, sono qui, ho finito sia piccone che ascia e voglio veramente vedere se con questi non ci faccio minimo 1000 dollari, perché veramente io voglio veramente passare di livello e rankare 1200. No, voglio vedere quanti money stiamo. Money 3802. C'ho ancora da lavorare molto. Però io direi che per questo video, no, aspettate, eh. Vado ad arrancare un altro po'. Ok, ragazzi, volevo proprio vedere che ho comprato tre semi di meloni e adesso volevo andarli a piantare. Ecco. Come faccio a piantarli senza acqua? Per fortuna c'è anche quella. Me ne prendo un altro secchio. Shop. Eccolo qui, perfetto. E diamo questa fa. Qui. Due così così e mi faccio. Oh, che bello. Io direi di farmela qui fuori, anche se non ne sono proprio del tutto sicuro. C'ho paura che qualcuno poi venga a romperla, ma no, non possono, vero? Che cosa dico? 2, 4. Vedete che anche qui comunque è mocio acqua infinita. Spendendo, vedete, spendendo 40 dollari praticamente stiamo più che bene. Mo questa qui la lasciamo qui così. Intanto possiamo vedere le aste che costano 50.000? Ah, poco. Dai, che sta di 50.000? 5.000, beh. Quindi, 1, 2, 3. Oh, e abbiamo finito qui. Che bello. Eh sì, adesso mi tocca andare a. Io qui ci metto sempre un po' di terra, così magari, che ne so, se magari riescono a trovare il modo di entrare, non entrano. Poi ovviamente andando più avanti ce la faremo anche più figa. Mica la posso lasciare così in casa. E comunque sì, vado a farmare un altro po'. Ragazzi, vi giuro che se adesso veramente con tutta la roba che ho preso e la vendo non mi arriva a minimo 1200 money, lancio la sedia, eh. Cioè, ho preso 4 stack di legno, mezzo stack di ferro e mezzo stack di carbone. No! Non ci posso credere. Non ci posso credere. 6105, raga. Possiamo rank appare. Rank. Costa 5000. Pronti? 3, 2, 1. Bam! Un applauso, grazie, grazie, sì, lo so. Rank up eseguito, anche scritto male. Ogni volta che rankiamo ci dà questa, la rank up key, perché volevo farvi vedere appunto questa. Facciamo warps e andiamo a crates. Crates, diciamo, è. Non lo so cos'è. Però voi veniteci. E poi qui ci sta la escapist plus key, escape, cioè ci sta l'escapist chest, l'escapist plus chest e la rank up chest. Che la rank up chest si può aprire con una rank up key che si ottiene ogni volta che facciamo il rank up e queste altre due si possono shoppare. Adesso mi sta laggando come un maiale. Big party. Apriamo. Cosa mi ha dato i money? Mi ha dato altri 5.000 money. Buono! 5.000 money, mica so pochi. Torniamo a casa perché lagga. Quindi, oh. Quindi se il video è piaciuto lasciate like, commentate, iscrivetevi. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Fatemi sapere se questa serie vi piace e volete che ve la porti sul canale. Ciao ciao! Mamma mia, ho rankato a D. Ah, prima di finire il video, volevo andare a vedere cosa c'è nella D. Però togliamoci da F5 perché non mi piace. A ferro? Sono D. No, hanno tolto il legno. No.
Che? Nevi. Con la pala? No, no, raga, ma io sono curioso, vedete quanto costa. Cioè, quanto vi dà? Probabilmente manco tanto. Vabbè, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao!